Partiti, eccoci qua. Allora, siamo Ciao a in tutti, di Giappone, nuovo. terzo Ciao. giorno. E ciao a tutti. Innanzitutto volevo, perché c'è Giorgio, c'è sparito Carmelo, si ricollegherà. Allora, dicevo, c'è Giorgio che continua a ringraziare Bonsecret.it e io volevo ringraziare appunto i miei colleghi perché sta qua è la riprova che tante volte con la collaborazione si riesce a avere tanto. Riaccetto Carmelo che era sparito. Sì, grazie Ivo. Volevo ringraziare Giorgio e Stefano e Carmelo perché è proprio la prova che collaborando, io molto spesso chiedo ai miei colleghi dove non arrivo io, poter collaborare, mettere insieme le idee, loro hanno accettato e c'è questa cosa qua che sta uscendo molto carina, dai. Per cui si vede che l'unione fa forza anche tra chi si reputa a volte competitor e invece proprio mettendosi insieme che sia successo. Allora, parto subito col primo video di Giorgio. Ci fa la sua presentazione mattutina. Oggi, come annunciato, ci farà fare una passeggiatina in Kofu. Io mi sfrego le mani. Un attimo solo. Sì, credo che sia giusto. Sfregatele. Buongiorno a tutti di Bonsaiclub.it. Oggi siamo a Ueno Park, stiamo andando verso la Kokufuten e vi giro questo, giusto per farlo anche vedere, il famoso Viale dei Ciliegi di Tokyo, quello che fanno sempre vedere su cartoline, su immagini da noi ai nostri programmi. Facciamo tutta questa passeggiata di questo viale e poi a sinistra entriamo alla 98esima Kokufu, prima parte. Ok, ci vediamo dopo da dentro, vi farò i video con tutte le piante. Perfetto. Allora, niente, famoso Viale dei Ciliegi, purtroppo non sono fioriti, però è un viale famoso. Giorgio ce l'ha voluto documentare. Bellissimo, quello che ho notato io, prima cosa, questo video qua, che non c'è nessuno col monopattino che sfreccia in mezzo ai pedoni. Quindi già il Giappone mi piace un casino, il Giappone. Sai che effettivamente non se ne vedono, non ho visti molti, però tanti. Perché si vede che la necessità è quella che è, e là in Giappone si sono accorti. Comprare la bicicletta, che voglio dire, vabbè, è più Va bene signorile. uguale. Va bene. Sì. Allora, dopo sta cretinata qua, dunque, partiamo con secondo video. Ed eccovi la classica visuale sempre della Kokufu Gonsaiten vista dall'alto. Sono video brevi, perché qua è pieno oggi, veramente c'è parecchia gente, ma poi ve li farò anche da sotto. Okay. Solo una panoramica. A dopo. Allora, com'è? Beh, lì sembrava un pochino la veduta di Arco dall'alto, no? Però Sì, perché quando si avete entra presente ogni all'ingresso c'è anno? questa balconata dalla quale tutti fanno la foto, il video, come ha fatto Giorgio. È bello, no? La visuale Certo. d'insieme. Sì, allora, come sapete, vabbè, io ho qualche anno che organizzo la predisposizione piante mostra di Arco, mi è capitato di farlo per Ubi, farò ancora per Ubi, lo faccio per IBS, e per cui cioè, sull'organizzazione mi cade l'occhio. Ho visto che ciò che vengono tanto criticate le principali mostre italiane, che è la mancanza di spazio, non è poi tanto diverso in Giappone. E magari adesso lo vedremo ancora. Forse anche qua viene fatta una scelta di avere tanti esemplari, dare tanta varietà. E se è un hobby, che è una cosa che ci piace, andiamo per vedere le piante, vabbè, facciamo un po' di sacrificio e vediamo le piante. È vero che uno spazio migliore ne migliora l'esposizione, però vedo che anche qua ci sono delle scelte più o meno come in Italia. Dai, non vi trattengo oltre con queste mie supercazzole e parto col video numero 3, che inizia a mostrarci qualche cosa, Giorgio, proprio sull'esposizione. Pen 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 pen.
La sigla, oh. Cioè, non c'era, non lo faccio, c'è ragione. Cerco di farvi un video della prima parte della Cocufu, ma non è così semplice, quindi portate pazienza se ogni tanto posso saltare qualcosa, perché c'è gente, quindi è un po' più difficile. Poi lascerò un po' a voi i commenti. Ma volevo farvi vedere una cosa all'interno delle piante, se ci riusciamo. Eccoci, guardate, guardate, giusto per far vedere che le conifere sono tutte rigorosamente filate. Un istante. Grazie Pier, che ti abbassi. Ci abbiamo anche i nostri qua alla mostra, vedeteli, eccoli. Però Pier lo faccio passare, perché sennò mi copre tutte le piante. Guardate questo acero, una ramificazione finissima. Pino nero. Questa è una delle piante che è anche andata a premio, vicino, così vedete anche la ramificazione. Abbiamo anche Elena che sta osservando, eccola, saluti. Cerco ancora di andare a prendere questa, se ce la faccio. Questa credo che abbia preso il premio primo ministro per le caducifoglie, credo che sia questa. Non è male, diciamo. No, allora, una cosa così accontento Stefano, stai lì un attimo. Bravo. Bravo. Che dire, a me salta così subito una riflessione, hai capito, a vedere queste piante, questa mostra qui. Io quest'anno qui faccio 20 anni da istruttore IBS e vedendo queste cose qua, 20 anni da istruttore IBS, mi ce ne vorrebbero altri 40 per arrivare a questo. Questa coltivazione, questa lavorazione, tutto il resto. Quindi sì. mi fa bene perché mi tiene con i piedi per terra. Pazienza per quelli che hanno iniziato ieri a fare bonsai e si credono già, hai capito, lontani 1000 anni luce da, hai capito, da un neofita, no? È verissimo che l'esperienza, io lo dico sempre, anche se uno ha talento ed è bravo, fa brave forme, poi l'esperienza fa tanto. Però allora quello che io ho notato di lì, ho visto anche lì spazi espositivi piuttosto stringati, delle piante di qualità alta, ma vabbè, comunque anche piante forse non altissime che abbiamo già visto in Italia, ma ad esempio che mi è saltato all'occhio una cosa era quell'acero che ci ha mostrato Giorgio come il dettaglio della ramificazione, che aveva un ramo che scendeva verso l'alto, quindi era cosiddetto, in Italia viene usato il termine coniferoso. Allora, se fai una pianta coniferosa, devi andare a confessarti. Abbiamo visto che anche i giapponesi a sto punto devono andare a confessarsi, quindi le critiche che ci arrivano così
in Italia, che molto spesso c'è il povero Cristo che mette la sua bella pianta, che anche bella esteticamente, gli dicono hai fatto una pianta coniferosa, ecco, lascia un po' il tempo che trova, perché in una mostra così importante vedere una latifoglia coniferosa, basta. Certo. Io penso che sia io da quello che ho visto un po' nel video e dalle altre mostre che ho visto lì in Giappone, secondo me lì c'è un diverso modo di interpretare rispetto a noi, no? Dove le caratteristiche proprio dell'esemplare vengono prese proprio come punto di partenza, no? Per cui se la pianta poi non risulta così scolastica, no? Non segue esattamente le regole, ma segue quello che è la natura dell'albero, viene accettata perché è così. Da noi probabilmente questo aspetto qui viene un po' nascosto dall'esigenza, no, di costruire l'albero come va fatto, no? Invece ho notato che lì se c'è l'esigenza di seguire un po' quella che è la natura dell'albero, loro lo fanno. Allora, questa cosa qua va un po', secondo me, a riagganciare il discorso del famoso concetto di naturalezza. Tante volte ti dicono, la naturalezza, e qua abbiamo visto che c'è tanto filo su alcune piante, quindi forse un po' troppo, in Italia c'è più attenzione sotto quell'aspetto, comunque lì il filo non manca, sono tutte strafilate, e Giorgio ce l'ha documentato, e allo stesso tempo ci sono quelle piante che in Italia magari in una mostra sarebbero criticate, qui sono in una Premium League, sono in una mostra molto ambita, quindi quando andiamo a dire, a discriminare per mancanza di naturalezza oppure per forme che noi diciamo che non vanno bene, dobbiamo forse rivedere un pochino, nel senso il bonsai è un'arte che deve dare soddisfazione, facciamo fare agli artisti un po' quel cazzo che vogliono. Dovevo tagliare, avrei potuto parlare per un quarto d'ora per evitare una parolaccia, però forse così, cioè, ecco, ci siamo arrivati con la scorciatoia. Sì. Diciamo agli artisti, sì, beh, chiaro. Sì. Allora, niente, partiamo col prossimo. Che video era? Il quarto? Non mi ricordo. Proviamo con un caso. Facciamo il bis. Se abbiamo sbagliato, facciamo il bissone. Allora, fai il video. Oh, ecco qua. 1, 2, 3, 4. Infatti, tocca a lei. 4, te là. No, il milanese. Scusate, francese. 1, 2, 3, 4. Benissima gente. Cerco di farvi anche questa sala. Il lavoro meticoloso di questa pianta. La cosa che volevo far vedere è questo acero, se riesco a bucarmi, gli internodi della vegetazione, quanto sono corti, cioè veramente sono a mezzo centimetro uno dall'altro, incredibile. Questo ginepro molto molto strano, molto particolare, caviglia, un altro ito, pazienza se ogni tanto si muove, ma qui bisogna fare la spallata con i giapponesi. E questo faggio, se ne vedono ben pochi, finora in tutta la mostra ce ne sono due. Zalea.
di spostarmi da questa zona. Qua c'è un po' più di traffico, un inoki giapponese a Bosco. E magari poi cerchiamo di ripassare dopo, perché è un po' complicatino riuscire a arrivarci. Purtroppo firmare frontale è molto difficile perché c'è poco spazio per allontanarsi, quindi ci provo. Guardate questa pseudocidonia chinensis in un vaso veramente spettacolare, un vecchio Shinto. Poi volevo ancora farvi vedere anche questo pino nero, al di là dell'equilibrio degli aghi, tutto, guardate, tutto lungo uguale, ma c'è un giro molto interessante, una bellissima corteccia anche qua sotto. Ora, che dire? Pazzesco il pino nero finale, però io, ragazzi, riguardando, facendo il montaggio, mi sono messo una serie di appunti, perché veramente vai con gli appunti. Tante cose. Vado con gli appunti. Beh, allora, ritorno agli spazi espositivi, che purtroppo sono un limite. Come in Italia, come sì, sarebbe bello avere un tocconomà, ma in Italia... Sì, lì Ivo, ho notato anch'io, gli spazi sono quelli, però c'è da valutare molto, cioè c'è una combinazione, secondo me, e dove valutano poi, di pianta, vaso e tavolo. Se guardiamo questi elementi, sono quelli molto interessanti e dove puntano molto anche loro nell'esposizione, no? Anche il tavolo non scherza, se notate in queste cose. Poi magari anche Carmelo. Sì, anche lì usano tavoli come vasi, molto antichi, molto vecchi. Quindi anche il tavolo ha la sua importanza all'interno della composizione. Per quel che riguarda gli spazi, alla fine lì è molto semplice: c'è un tavolo bianco, un fondo bianco e dei bambù che separano, e lo spazio è proprio giusto per il bonsai, anche perché alla Kokufu vengono ospitate più di 150 piante, quindi insomma va bene che lo spazio è grande, ma anche le piante sono tante, quindi bisogna fare un po' di compromessi, chiaramente. Assolutamente, assolutamente. Niente, allora, altra cosa che mi è saltata all'occhio, allora a questo punto direi, siccome ci sono ancora un po' di video dopo, di switchare la puntata, visto che oggi non doveva andare in onda, magari di dividerla, ne facciamo un'altra, andiamo in onda poi domani, e così usciamo anche con una qualità migliore. Ok, e la gente è anche una cosa un pochino più leggera, anche per noi è più facile commentare, non andiamo a buttar via materiale. Allora, una cosa che mi è saltata all'occhio, ad esempio a me, è il primo pino nero, quello un po' rado, che è un tipo di materiale che noi molto spesso vedevamo nei vivai, perché adesso forse un pochino passato in moda si vede poco, però mi ha sorpreso vedere una pianta con quelle qualità in una mostra così importante. Sono piante che forse da noi non vengono più tanto prese in considerazione. Ecco, una mia proprio la e un'altra cosa che mi ha fatto spavento è rigida. Il Toshio lì era da paura, la definizione, non so se l'avete vista voi, e il ginepro strano, quello che Giorgio definiva il ginepro un po' strano. Il ginepro strano, un bellissimo materiale, come vedete. Bravo, però, porca. Tutto ruffato, ma è secondo me anche lì l'artista, cioè è il modo di vedere il bonsai. Come vedete, comunque, non hanno, come d'altronde anche noi in Europa, così ognuno ha la propria caratteristica, il proprio modo di vedere il bonsai, hai capito? E tutto il resto, e questo è veramente al di là di ogni immaginazione. Proprio. Io ho pensato Seguin Tracuzet. Sempre in francese come prima.
Infatti, guardando la carrellata che ha fatto Giorgio, la cosa che mi saltava un po' all'occhio, no, era che l'alternanza un po', no, di forme che per noi sono normali, accettate, no, siamo abituati a vederle, e di forme che per noi sono difficili quasi da comprendere, capito? Perché giustamente sono lì, sì, l'artisticità viene molto più esaltata, forse. Boh, l'individualismo, cioè non devi fare un l'individualismo, bravo, sì, dire, sì, sì, sì. Cioè, l'individualismo buono, non nel senso faccio quel cazzo, cioè dire faccio quello che voglio, ma perché esprimo la mia visione, esatto, e per cui senza critiche. Se lo fai qua, l'indomani, il lunedì su Facebook ci sarebbero migliaia, no, migliaia. Poi, attenzione, Ivo, perché magari certi azzardi, magari anche lì vengono criticati tra di loro, no? Per cui poi magari non vengono più riproposti. Altri azzardi invece vengono apprezzati e poi vengono riproposti nuovamente, no? Mi viene quando insomma, anche Kimura un po' stravolto le regole dell'estetica in passato, e all'inizio sicuramente delle critiche le ha avute anche lui, no? E poi è diventato quello che è diventato. Però ecco, diciamo che io quella pianta l'ho vista un pochino fuori con i canoni di sofisticazione attuali. Sì, sì. Adesso stavo facendo un discorso più generale, sì. Sì. No, allora, poi là c'era quello che diceva l'internodo cortissimo, che vabbè, era un albero in miniatura. Era bellissimo. Mamma mia. Anche il faggio, molto bello. Il faggio che chiaramente non è un selvatico, un crenata. Sicuramente. Certo. Raro e bello. Poi, cos'è che ho visto ancora? La camelia. Che non dico niente. Un altro ito che era lì, che comunque anche lì era una pianta... Allora, se anni fa c'è stata una mega importazione di piante, erano arrivate un po' dai giardini di Jura, giardini vari, tramite diversi professionisti in Italia erano arrivati. Io fortunatamente ne ho lavorati un casino, perché lavoravo per Piccini, ne aveva portati 50. E ho visto praticamente, ecco, che era un livello su quella... cioè, era, diciamo, più o meno quel livello lì. Cosa mi è venuto in mente? Che là c'è una preparazione, comunque, dei materiali che, se anche non diciamo particolarmente sofisticati, hanno una qualità che anche noi abbiamo apprezzato proprio per la particolarità che è data dalla cura. Lo vedi da cosa? Cioè già dal ramo, e comunque ha... te la vendono se ha un determinato diametro, per dire, ed è una cosa che, rispetto ai materiali che vediamo qua, forse un pochino, cioè a noi manca, ecco, diciamo, proprio una preparazione materiale. Quindi, dei materiali non eccelsi, comunque, che si vede che dalla base hanno una lavorazione, una visione, una coltivazione da pre-bonsai già di un certo tipo. Allora, lì ci agganciamo al discorso della storicità, Ivo, perché essendo che da molto più di tempo di noi che fanno bonsai, hanno materiali in coltivazione da chissà quanto tempo, e a noi questa cosa manca ancora, no? Per cui quando ci ritroviamo in mano un bel materiale, anche di importazione, che arriva da lì, abbiamo l'esigenza di prepararlo per una mostra, o comunque renderlo bonsai finito in fretta, capito? Quello è un passaggio che a noi ancora un po' manca. Ma alla fine, io ti dico, queste piante, per dire che erano arrivate con pochi step, sono diventate alla fine gran belle piante da mostra. Ne ho viste anche in mostra, qualcuno anzi l'aveva anche giudicata in una mostra qui, e per cui effettivamente c'è uno step che è un attimino arrivarci, però proprio è la base molto diversa da quelle che a volte, ecco, vediamo noi. Mi ci metto anch'io, certo, a livello di preparazione, sì. C'è un bel lavoro tecnico, così è proprio forse la maturazione nel tempo che manca, e non si parla, in quel caso di quei materiali non si parla di maturazione di anni, si parla di solo qualche anno. Ok, poi sì, qua mi scrivo piante anche non eccessivamente eccellenti, va bene. Il faggio, mi ero segnato l'appunto sul faggio. Allora, a un certo punto parla, vabbè, la rarità del boschetto in occhi,
La pseudocidonia col vaso cinto, molto, molto particolare, e questa cosa qua la vedremo anche nelle prossime, nei prossimi video, andremo a vedere ancora qualcosa con l'abbinamento vaso, molto molto importante. E vabbè, e niente, ritorno al discorso che c'erano anche dei pini neri con ago molto lungo, e specialmente l'ultimo che abbiamo visto, che non si può dire niente, era una gran bella pianta, e noi quell'essenza magari l'abbiamo messa un po' da parte proprio per la dimensione del lago, o addirittura adesso c'è qualcuno che sta innestando a Kotobuki, quando verranno pronte, chissà, perché è una crescita molto lenta, però allora noi l'abbiamo messa da parte, invece le vediamo in una mostra importante, e perché appunto la qualità di quella pianta non è la dimensione del lago, ma è il tronco che è unico e per cui viene riconosciuto. Per quello ci rifacciamo un po' al discorso che ci diceva Carmelo prima, vedere, cioè fare il bonsai con quello che è la pianta stessa che ci suggerisce, non per forza sì. Plasmare. Poi quando vedrai, non so se Giorgio ha ripreso la zona delle piante di dimensioni più piccoline, insomma, quando le dimensioni dell'albero diminuiscono, ti assicuro che anche la dimensione del lago diminuisce. Ti vedi proprio con aghi molto grossi. Quello chiaramente sì, sono piante grosse. Ti stanno attenti. Per forza. No. Sì. Quello lì, per forza di cose. Però, ecco, espongo la qualità secondo... sì, certo. Cioè, secondo una particolarità, magari. Ovvio. Dai, allora ragazzi, io per stasera taglierei qui, diamo l'appuntamento poi domani con la seconda parte della giornata Kokufu e vedremo anche un qualcosa di molto interessante del Green Club, mercatino, aste e quant'altro, dove già lì potremmo fare 7 mostre secondo lo standard. Esatto. È vero. Sì, è simile molto alle nostre aste, ai nostri mercatini sui social, su una cosa del genere. Sì. Ah no, i nostri mercatini, esatto. Su Facebook. Allora, niente ragazzi, aspetta, se no Stefano mi sgrida. Ah, vai, la grande. A domani ragazzi, grazie. A domani. Ciao. Ciao a tutti. A domani.